Stimate e care persone, ecco come da tradizione la mia letterina a Babbo Natale. È inutile nascondere che abbiamo passato anni difficili, in cui abbiamo anche dovuto imparare a dire di no, a fare sacrifici, a provare sensazioni e situazioni a cui sinceramente non eravamo abituati. Questo sicuramente ci ha formato di più e magari ci ha anche fatto capire qualcosa di quelli che abbiamo vicino e che magari stanno costantemente in uno stato di sofferenza. Ora però il vento è cambiato, sembra che le cose possano andare meglio e io sono del parere che dobbiamo essere proprio noi a soffiare e far sì che questo vento diventi sempre più forte e più ampio. Come fare? Dobbiamo riprendere a sognare. Ricordi anche tu quando eri bambino? Quanto era facile sognare? Quanto erano veloci i nostri sogni? Bastava una scopa per fare il cowboy per la strada o una bambolina per essere un medico fantastico, diciamo. Bene. È arrivato il momento di tirar fuori di nuovo quei sogni. Devi tirar fuori il bambino che c'è in te. Continua a sognare e a realizzare. Io non penso proprio che tu, come me, vorrai tradire i sogni di quel bambino. Ora è il momento di realizzarli. Dai, sogna, osa. Fai quello che ti piace o inventa qualcosa per farti piacere ciò che non ti piace e che devi fare. I sogni ci rendono immortali, ci danno la voglia e la potenza per continuare. E se tu vorrai, io ti aiuterò. Non dimenticare però nel sogno di inserire il dare. Sì. Perché a mio avviso il ricevere inizia sempre con il dare. E a chi dare? Dare qualcosa a chi ha più bisogno di te. Sì, Babbo Natale, anch'io ti prometto che nell'anno che verrà cercherò di dare di più. Fallo anche tu. Buone festività e buona vita dal geometra con gli stivali.